ogni parrocchia, ospiti una famiglia. Dopo questo discorso di Papa Francesco, il vicariato, che si trova proprio qui, ha avviato un censimento per sapere quante parrocchie di Roma possono, o meglio vogliono, accogliere dei migranti. Entro oggi sono attese le risposte. Noi abbiamo provato a chiedere in quanti hanno letto sì all'appello di Bergoglio, ma la Caritas, che si occuperà di tutta la gestione dell'accoglienza, per ora preferisce non rispondere e ci rimanda fino a ottobre. Siamo rimasti molto amareggiati perché di cosa che diciamo viene interpretata. Allora, noi diremo la nostra, il 23. Gli ultimi dati ufficiali, fermi a 2 settimane fa, dicono che avevano accolto l'invito solo 34 parrocchie su 334. Oggi fonti della Caritas parlano di 70. Comunque, si tratta di poco più del 20% delle chiese della capitale. Perché così pochi? Siamo andati a chiederlo di chiesa in chiesa e abbiamo conosciuto Don Marco. Sentito Papa Francesco, ha chiamato un'impresa per allestire un appartamento dietro la sua sacrestia. Qui verrà un angolo cottura, qua c'è il bagno, mentre da quest'altra parte c'è la camera da letto. A noi verranno dati 3 ospiti, 3 ragazzi. E c'è anche padre Andrea, un francescano, che già da 4 anni ospita 25 migranti. Ci siamo sentiti tanto confermati in questa esigenza comunque di non avere paura ad accogliere. Certo ci sono diversi problemi perché non è che una casa, una famiglia apre le porte a chi che sia. Ci sono famiglie qui di Roma che vi dicono noi siamo disponibili? Ancora no. Ma non sono solo le famiglie ad essere ancora restie. In molte zone di Roma i parroci preferiscono non incontrare le telecamere. Le porte restano chiuse e nessuno risponde al telefono o al citofono. L'istituzione con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. Qualcuno ci ha spiegato che è questione di spazi e ci assicura che il no è solo temporaneo. Ma c'è anche chi, una riflessione sull'accoglienza dei richiedenti asilo, non ha neanche iniziato a farla. Li diamo i vestiti, cibo, però... Però accoglienza come casa per dormire no, ma cioè non ci sono gli spazi, qual è il problema? Giù sono le aule del catechismo, sopra sono le stanze dei sacerdoti dove li possiamo mettere. Però sa che il Papa ha detto ogni parrocchia deve accogliere. Sì, il Papa ha detto però. E non è il solo, sentite questo parroco. Ma qui avete lo spazio per accogliere, ospitare? Volendo sì, però... Voi avete mai fatto accoglienza? Sì, certo, abbiamo fatto accoglienza. Chi avete accolto? I giovani, quando c'è stata la giornata mondiale... No, ma dico stranieri, migranti, no, profughi? No, no,